Siano lodati Gesù e Maria. Bellissime le letture di oggi, come sempre, la parola di Dio è sempre estremamente istruttiva, bella e profonda. La prima lettura è un passaggio molto bello del libro del Deuteronomio, che ci ricorda il cuore della vita di comunione con Dio, che non consiste in nient'altro che nell'amarlo e nel servirlo. Ricordate il vecchio catechismo di San Pio X, Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altra. Abbiamo ascoltato: che cosa ti chiede il Signore tuo Dio se non che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e che lo serva con tutto il cuore, con tutta l'anima e che osservi i suoi comandi? Attenzione, che oggi ti do per il tuo bene. Noi amando il Signore certamente lo facciamo felice, perché il Signore è contento di essere amato da noi, ma è contento non perché Lui ha bisogno del nostro amore, ma perché se noi amiamo Lui e viviamo in comunione con Lui, facciamo il nostro bene. E Lui, come un papà, è felice di vederci contenti. Ancora, circoncidete il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra cervice. Voi sapete che gli ebrei anticamente avevano la circoncisione come segno di appartenenza al popolo dell'alleanza. San Paolo avrebbe detto: questa circoncisione giova poco, no? Quel taglio che bisogna fare è un taglio nel cuore. Che significa? Significa porre Dio come centro della nostra vita affettiva e non indurire la nostra intelligenza, la nostra cervella, non intestardirci, non ostinarci quando il Signore, per esempio, ci chiude qualche strada e ce ne apre qualcun'altra, fare sempre di testa nostra, ma cercare per quanto possiamo di essere sempre molto flessibili e aperti a quello che il Signore ci indica. Il Vangelo di oggi è un Vangelo molto interessante, molto bello, questo episodio del tutto singolare che è riportato soltanto da Matteo. Voi sapete che in base a questo episodio innanzitutto c'è una piccola particolarità, una piccola, chiamiamola, facezia. Quando si va in Terra Santa, speriamo di poterci andare insieme presto, e si fa la traversata del lago di Galilea, generalmente si mangia in dei bei ristorantini sulle sponde del lago, dove ti cucinano il pesce San Pietro, che è una delle cose veramente più buone della Galilea, che è un pesce abbastanza grandicello, che la tradizione dice che è quello che San Pietro avrebbe pescato e in cui avrebbe trovato questa moneta per pagare la tassa del Tempio. Ecco, perché sapete che presso il popolo di Israele, noi siamo più bravi, si pagavano le tasse per il Tempio, voi non pagate le tasse per venire qui, giusto? Quindi siamo più bravi. Siamo più bravi noi. E Gesù fa un discorso con San Pietro, no? Dice: senti un po', ma secondo te i re della terra fanno pagare le tasse ai propri figli? Dice: e io chi sono? Chi era Gesù? Era il figlio di Dio, era tenuto a pagare la tassa del Tempio? Che paga il Tempio? Paga la tassa sua madre, insomma, è ridicolo, no? Dice: no, però attenzione, questo è l'insegnamento, perché non si scandalizzino. Vai, prendi sto pesce e aprigli la bocca e vi troverai una moneta. Sapete, qualcuno ha anche fatto qualche commento sulla povertà di Gesù. Perché l'ha mandato a prendere sto pesce e trovare sta moneta in bocca al pesce? Forse Gesù non ci aveva manco un centesimo in tasca come San Francesco? Molto probabile, perché Gesù pare che avesse questo stile di vita. Tutti i soldi che gli arrivavano, e gli arrivavano tutti quanti dell'elemosina, lui li prendeva e li girava. Avete capito? Avete visto? Proprio si chiamano anche nei bilanci parrocchiali di oggi le partite di giro, cioè arrivano e escono, entrano e escono, fanno questo circolo. Quindi chiaramente in casa non ci rimane niente. È molto probabile che Gesù avesse adottato questo stile di vita di abbandono totale alla Divina Provvidenza, che tra l'altro lui ha insegnato. Questo è il primo insegnamento che ci fa sempre un pochino, almeno per quanto mi riguarda, fare diverse domande, far fare un bel esame di coscienza e farci vergognare un po'. Ma poi c'è l'altro: perché non si scandalizzino. Io ricordo quante volte nella nostra formazione, qual è l'insegnamento? Dice: non basta che noi non facciamo niente di male, ma bisogna evitare che gli altri pensino male di noi. Attenzione, non perché ci interessa di quello che pensa la gente, questo modo di fare, diciamo, tra gli uomini che stanno sempre preoccupati che qualcuno li critica, no, ma quando, perché noi dobbiamo essere consapevoli che ci abbiamo gli occhi puntati addosso. Quindi anche se fai una cosa, come dire,
che di per sé non c'è niente di male, tu devi stare tranquillo che se qualcuno ti vede non possa pensare male. Gli esempi si possono ultra moltiplicare, no? Pensate anche un uomo di Dio, Gesù, insomma, era certamente molto molto esposto, no? A volte può fare tante piccole cose, insomma, che potrebbero dar adito, come dire, a far pensare male. E queste vanno evitate, ripeto, non per rispetto umano, quindi perché uno cerca il consenso delle persone, ma per evitare che ne abbia danno la causa del regno di Dio e che si faccia chiacchierare. Le bocche a tutti quanti chiuse non le terremo mai, d'accordo? È impossibile. Però quando c'è qualcosa che noi sappiamo sarebbe preferibile evitare, per evitare di far chiacchierare inutilmente, questo dobbiamo farlo. È l'insegnamento del Vangelo di oggi, insomma, l'ha fatto anche Gesù, che non era tenuto a pagare la tassa del Tempio, però gli avrebbero detto: ah, tutti gli israeliti pagano la tassa e tu che fai tanto il maestro, che insegni la povertà, non paghi la tassa del Tempio. Ha preso e è andato, no? La stessa cosa la fece la Madonna, lo sappiamo tutti quanti, nel quarto mistero gaudioso, quando si sottopose al bagno di purificazione dopo 40 giorni. La Madonna non aveva partorito perdendo sangue, perché il parto suo era stato un parto in dolore e virginale, ma ha fatto quello che facevano tutti quanti, no? Ecco, quindi pensiamo, ecco, a tante cose che ci devono far riflettere sulla base di questo Vangelo. Bene, continuiamo a prepararci con gioia all'ormai imminente festa dell'Assunzione. Ecco, offriamo, questo è un invito che faccio a voi e anche a me, il caldo eccezionale di questi giorni. Ecco, è una grande penitenza. Ecco, chiediamo alla Madonna anche la grazia di riuscire a santificarla, ecco, senza lamentarcene troppo. Siano lodati Gesù e Maria.